aumentano le vocazioni nella congregazione dei servi della misericordia della copiosa redenzione, che a Mussomelli da alcuni anni, dopo l'addio dei frati francescani, ha sede presso la chiesa di San Francesco con annesso convento. Qui dallo scorso gennaio ci sono già due novizi e da qualche mese sono arrivati altri due giovani per intraprendere l'anno di noviziato, avendo dato ascolto alla loro vocazione religiosa. Era presente l'altra sera nella chiesa di San Francesco la comunità francescana che ha partecipato al rito della vestizione dei due novizi, presieduto dal rettore padre Valdesir. Presenti il confessore dei frati Don Liborio Franzù e il diacono Don Pierenzo Costanzo e padre Sergio con altri due frati della parrocchia Sant'Agata di Caltanissetta. Anche una rappresentanza della comunità parrocchiale di Caltanissetta ha voluto onorare la circostanza con la loro presenza. Questi gli attuali novizi che stanno frequentando il noviziato, fra Murillo e fra Paolo, che hanno fatto la vestizione l'altra sera e che si aggiungono a fra Carlos e fra Gustavo, che erano arrivati a Mussomeli già nel mese di gennaio. C'è da dire che ognuno di loro ha già alle spalle 4-5 anni di seminario, seguendo così il previsto percorso per raggiungere la meta, il sacerdozio. Al termine della vestizione religiosa, rispondendo alla loro vocazione, c'è stato l'abbraccio di padre Valdesir con i due nuovi novizi che hanno ricevuto anche gli applausi e gli auguri dei presenti. Da sottolineare che per la prima volta il rito della vestizione, per disposizione del vescovo Monsignor Mario Russotto, avviene a Mussomelli.